Allora, buongiorno. Diamo inizio al webinar, a questo momento di confronto che ha come tema i giovani, nello specifico i giovani del territorio di Rivalta, durante l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che in qualche modo stiamo ancora vivendo. Io mi presento, sono Martino Ropolo della cooperativa Tipica, sono il coordinatore dell'equipe dei centri giovani di Rivalta e elenco gli ospiti che parteciperanno con i loro interventi oggi al webinar sono l'assessore alle politiche giovanili e culturali Nicoletta Cerrato, Maria Chiara Magnati della cooperativa Tipica, operatrice dei centri giovani di Rivalta e sociologa, la professoressa Chiara Godio, dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Mal di Sraffa, Paola Merlino, esperta in orientamento professionale, Stella Di Benedetto della cooperativa Tipica, coordinatrice di supporto dei centri giovani di Rivalta, il dottor Eugenio Marotta, neuropsichiatra infantile dell'ASL 3, non la vedete in video, ma Claudia Schirò, che è la responsabile tecnica del webinar. Prima di iniziare, spenderei due parole per spiegare come siamo arrivati alla costruzione di questo momento. E di perché coinvolgere le figure professionali che ho appena elencato. Come equipe dei centri giovani abbiamo preso servizio a Rivalta nell'ottobre del 2018. Il servizio è un servizio del comune ed è un servizio che si interfaccia costantemente con l'amministrazione, nello specifico nella figura dell'assessore Nicoletta Cerrato e dell'ufficio giovani, nella persona soprattutto di Sara Schifano. Quando è iniziata l'emergenza sanitaria, abbiamo dovuto ovviamente chiudere i nostri centri giovani e interrompere le nostre relazioni dirette con gli utenti. Abbiamo quindi deciso di proseguire il nostro operato rimodulando il nostro servizio con degli interventi online e degli interventi a distanza. E abbiamo anche iniziato a chiederci però come stessero effettivamente i giovani in quella condizione di isolamento sociale e di lontananza dagli amici, dalle attività che facevano solitamente. Abbiamo quindi pensato, nello specifico Maria Chiara Magnati, operatrice dei centri giovani, di presentare loro un questionario per andare a sondare sia come stessero vivendo quella particolare situazione, sia per sondare un po' quali fossero le loro aspettative rispetto a un ritorno alla normalità e come le loro ambizioni avessero subito delle modifiche. Terminata la raccolta dei dati, Maria Chiara ha fatto, li ha analizzati e ha costruito una relazione. E a quel punto ci siamo, come dire, abbiamo ritenuto che potesse essere interessante presentarla a degli esperti che a vario titolo lavorano con i giovani del nostro territorio e confrontarci con loro su quale fosse l'impressione che loro hanno avuto di come i giovani hanno vissuto la fase del lockdown e di cosa si aspettano e di come si aspettano di trovarli cambiati in qualche modo nel momento in cui riprenderanno le attività normali, chiamiamole così. Quindi ciò che riteniamo interessante sarà poi dopo costruire degli interventi avendo degli elementi forniti da figure professionali diverse e poter costruire degli interventi con un po' più di consapevolezza, arricchiti da punti di vista diversi, diciamo così. Lascio la parola all'assessore alle politiche giovanili Nicoletta Cerrato, con la quale come equipe ci confrontiamo costantemente e che anche in questa occasione ci ha sostenuti e ci ha dato una mano a realizzare sia il questionario che il webinar. Grazie Martino, grazie a tutti voi di essere qui. Proverò a fare un discorso politico perché forse è anche un po' quello che vi compete. Questa pandemia ha rappresentato e rappresenta tuttora un elemento dirompente, non soltanto sui servizi alla collettività, sull'economia, ma sulla vita stessa delle persone. A livello italiano, nel quadro generale italiano, purtroppo credo anche nel quadro generale mondiale, ma occupandoci di noi,
ha avuto un effetto dirompente su di una situazione che era già preoccupante, preoccupante sia a livello economico, sul sistema economico pubblico, preoccupante sul sistema socioculturale e che era già estremamente preoccupato, ponendoci sicuramente degli interrogativi e ponendoci sicuramente la necessità di mettersi in discussione. Questo riguarda, secondo me, molto anche il mondo giovanile, che è caratterizzato da anni di pesanti incertezze, sia rispetto ai giovani stessi, alle famiglie, alla comunità educante e genericamente per tutti i soggetti che sono in situazioni di maggiore fragilità. La politica è chiamata sempre, ma oggi più che mai, dovrebbe essere chiamata a dare risposte concrete e soprattutto strategiche. Dovrebbe riprendersi con forza un ruolo visionario e per quanto possibile di lungo periodo e di ampio respiro. Questa è una delle occasioni che secondo me sono imperdibili. Ma questo può essere possibile soltanto riconquistando tutti gli spazi della conoscenza, dell'ascolto, dell'analisi, della discussione. Provare ad uscire dalla prospettiva sempre emergenziale, sempre dell'emergenza da risolvere, sempre della decisionalità immediata, di questa politica del fare, pur di fare, quando non addirittura della politica del consenso. Ora, secondo me è giunto il momento di uscire assolutamente da questa prospettiva per una prospettiva nuova. Per questo ritengo particolarmente importante aver voluto utilizzare, approfittare di questo tempo sospeso, il tempo del lockdown, per mettere le basi di una progettazione che abbia al centro, proprio come punto di partenza, l'analisi, la riflessione e la condivisione, fatta più ricca dalla presenza di più punti di osservazione. I miei ringraziamenti vanno quindi a tutti quelli che hanno collaborato, a chi ha avuto l'idea, a Maria Chiara Magnati che ha coordinato e che ha studiato così approfonditamente, che ci ha fornito questo report così interessante, a tutta la cooperativa tipica, a Orso. E un ringraziamento particolare ai nostri ospiti esterni, ai quali abbiamo affidato un compito importantissimo, quello di ampliare i nostri orizzonti. E grazie alla loro esperienza e a un punto di osservazione certamente privilegiato. Quindi, come politici, diciamo che ci attendono delle grandi sfide. Sicuramente per quanto riguarda i nostri territori, perché è qui che noi esercitiamo la nostra azione quotidiana, ma anche con un orizzonte più vasto. Come possiamo immaginare e costruire un futuro veramente aderente ai bisogni dei nostri giovani, già a partire dall'infanzia e dall'adolescenza, considerandoli finalmente dei cittadini a tutti gli effetti, pur con le loro complessità, e non solamente una generica categoria. Il nostro orizzonte quindi deve essere molto vasto. Questa ricerca e questo momento particolare ci mettono di fronte alla necessità di un confronto diverso e vogliono essere un primo passo poi da condividere con altre amministrazioni, con i servizi. Non vuole essere infatti un punto d'arrivo questo lavoro, questi webinar, questo incontro nostro di oggi, ma vuole essere un modo per ripensare a una ripartenza. La vogliamo nuova, la vogliamo ripensata, la vogliamo efficace. Ripartire infatti non vuol dire semplicemente riaprire le nostre attività, i nostri servizi là dove li abbiamo lasciati all'inizio di marzo 2020, ma vuole proprio dire riprendere in mano la capacità di ripensare e di riprogettare, anche a partire dallo spazio fisico, ma uno spazio che noi vogliamo molto più ampio. Lo spazio è stato al centro, ovviamente, di tutti i decreti, di tutte le disposizioni, lo spazio fisico. Noi vogliamo ripensare certamente quello, ma soprattutto ritrovare uno spazio di visione, uno spazio sociale, uno spazio culturale, relazionale ed educativo. E credo che sia questo il nostro obiettivo e ringrazio tutti voi per il contributo che ci date appunto in questa grande sfida. Grazie all'assessore Cerrato. Non aggiungerei altro, lascerei la parola a Maria Chiara Magnati, appunto, come ho detto, operatrice dei centri giovani e sociologa, che ci parlerà del questionario e ci illustrerà l'analisi che ha elaborato sui dati raccolti. Buonasera a tutti.
Grazie Nicoletta, grazie Marti. Vediamo subito i cartelli con alcuni dei dati che abbiamo raccolto in questa ricerca, con le principali analisi, i principali risultati. Allora, innanzitutto, diciamo che seguendo l'impostazione anche del questionario, abbiamo deciso di dividere i risultati in quattro aree tematiche. La prima è quella della scuola, la seconda è quella del lavoro. La terza riguarda il presente, cioè il modo in cui i ragazzi hanno vissuto l'esperienza dell'isolamento, principalmente concentrandoci sulle relazioni familiari e amicali, sul social network e sul tempo libero. La quarta ed ultima sezione riguarda invece il futuro. L'oggetto sarà quindi proprio le aspettative dei ragazzi nel futuro più immediato o più lontano, le loro riflessioni anche sul tema della salute, della carriera scolastica e lavorativa. Quindi se iniziamo col parlare del campione. Allora, come vediamo in tabella, i ragazzi che hanno risposto sono 151 in totale. E sono di età compresa fra i 14 e i 25 anni. Abbiamo mantenuto il nostro target del servizio del centro giovani, decidendo di escludere i più giovani, quindi i ragazzi delle medie, considerando che comunque i dati sarebbe stato molto complesso aggregare dati di ragazzi di età così diverse, di un campione così eterogeneo. Vediamo che i quartieri più rappresentati sono Rivalta Centro e Gerbole, anche se guardando alla distribuzione delle risposte fra la popolazione e non sul campione, vediamo che il primato spetta a Tetti Francesi. Nel prossimo cartello vediamo anche che maggiorenni e minorenni sono equamente rappresentati, mentre dal punto di vista del genere c'è un leggero sbilanciamento verso quello femminile, cioè hanno risposto più femmine. In ogni caso, la maggior parte dei ragazzi che ha risposto al questionario è composta da studenti. Nel prossimo cartello, infatti, iniziamo a parlare subito di scuola. Ok. E in particolare di didattica online. Allora, i ragazzi hanno manifestato un atteggiamento ambivalente nei confronti di questo modo di fare scuola e in effetti ci dicono da un lato che questo potrebbe essere per loro, secondo loro, un'occasione di rinnovamento per la scuola italiana. Un terzo dei ragazzi ci dice che in questo modo i loro risultati sono migliorati e la metà di loro ci dice che riesce ad organizzare meglio i tempi di studio. Dall'altra parte, vediamo nel prossimo cartello che comunque il 70% dei ragazzi considera la didattica da remoto quasi una sorta di cuscinetto, cioè un modo come un altro per non perdere l'anno indirettamente svalutandola. Gli altri due terzi, parlando di risultati, parlando di impatto sui risultati, ci ha detto di essere incerto sui propri risultati scolastici, oppure lo va valutano negativamente l'impatto. E oltretutto, più della metà vorrebbe tornare a scuola. È chiaro che su quest'ultimo dato bisogna dire che la scuola ha una forte connotazione sociale e relazionale per i ragazzi, non solo didattica. Per molti, fondamentalmente, è un modo per passare del tempo con gli amici, fuori di casa in un contesto sicuro. Diciamo ancora l'ultima cosa sulla scuola, che tra gli studenti i più preoccupati per il proprio futuro e per il proprio rendimento scolastico sono gli studenti universitari, forse anche perché sono loro quelli oltre l'età dell'obbligo e più vicini al mondo del lavoro, che infatti è stato un altro tema molto caldo, non solo per i giovani, per tutti gli italiani, che comunque, come ci diceva anche prima l'assessore, stanno affrontando una crisi economica e dell'occupazione almeno dal 2008. E infatti, guardando al dato soprattutto della disoccupazione giovanile in Italia, ci è sembrato opportuno non perdere l'occasione di indagare non tanto
la condizione in cui sono i ragazzi da un punto di vista lavorativo, ma anche perché siamo educatori, ci è interessato soprattutto capire se e come fossero cambiate le aspettative o le ambizioni in generale verso il mondo del lavoro, verso la propria carriera. Allora, in tabella vediamo che i lavoratori che hanno risposto non sono molti. C'è anche una certa percentuale di disoccupati, cioè 9 ragazzi. Tra questi diciamo subito che il livello di studio è medio-alto, cioè sono laureati o diplomati, e quasi tutti hanno mantenuto una condizione relativamente stabile, cioè vediamo che lavorano da casa, continuano a lavorare oppure sono in cassa integrazione o altre forme di lavoro retribuite, di sospensione del lavoro retribuite. Vediamo nel dato delle uniche due tirocinanti che hanno risposto che effettivamente i problemi sembrano sorgere proprio nei casi in cui i contratti sono più fluidi, più flessibili, o il ragazzo è appena entrato nel mondo del lavoro, come appunto è il caso dei tirocini. Nonostante questo, bisogna dire che l'atteggiamento incerto è trasversale, riguarda tutti, riguarda i lavoratori, riguarda gli studenti, riguarda i più giovani, riguarda i più grandi, e sicuramente questo è il nodo sociale, culturale, politico per tutti i tecnici dell'educazione. E vediamo che in particolar modo appunto l'incertezza è trasversale. Passando a temi più generali, cioè che riguardano la vita durante l'isolamento, partiamo proprio dall'ambiente familiare. Allora, la maggior parte dei ragazzi abbiamo detto che sono studenti, i quali vivono con i genitori o con i genitori e i fratelli. E nel prossimo cartello vediamo che tendenzialmente danno una valutazione positiva dell'ambiente casalingo, nel senso che per la maggior parte i ragazzi, più della metà dei casi, si dice abbastanza o assolutamente d'accordo sul fatto che l'ambiente familiare è affettuoso, pacifico e collaborativo. Volendo indagare più in profondità questo dato, emerge che, come vediamo nel prossimo cartello, i ragazzi, la maggior parte dei ragazzi che danno una valutazione peggiore del proprio ambiente familiare sta nel quartiere di Tetti Francesi. Vediamo che le risposte no, anzi, credo che lo peggiorerà, no, per nulla, non so, hanno una distribuzione percentuale più alta su Tetti Francesi che non sugli altri. Una delle teorie potrebbe essere che a incidere sulla qualità delle relazioni possa essere lo spazio domestico, lo spazio fisico, e in effetti nel quartiere di Tetti Francesi la maggior parte dei ragazzi vivono in case dai 50 ai 70 metri quadri. Vediamo velocemente invece come hanno impiegato il loro tempo libero durante la cosiddetta quarantena e quali le attività che hanno progettato per l'immediato futuro una volta fuori dall'emergenza. Allora, nel prossimo cartello vediamo che, come potevamo aspettarci, i ragazzi hanno impiegato la maggior parte del proprio tempo con attività sedentarie e passive, cioè non stiamo parlando di leggere un libro o di lavoro d'ufficio, ma ascoltare la musica, stare sui social, Netflix, quindi attività che non richiedono una certa appunto attenzione o attivazione. C'è però una parte di ragazzi che ha praticato sport all'aperto o in casa e secondo la nostra interpretazione questo è dovuto anche al fatto che le associazioni sportive a ribalta durante la quarantena non si sono fermate, ma la maggior parte ha scelto di fare allenamenti da remoto, quindi sicuramente c'è il loro zampino. Invece per la fine della quarantena, anche questo ce lo potevamo aspettare, nel prossimo cartello lo vediamo bene, le attività che sono state scelte di più sono legate appunto alla socialità,
fondamentalmente quindi rivedere i propri amici, e alla mobilità, cioè organizzare un viaggio, oltre che comunque al tornare o iniziare a fare sport. Nei prossimi cartelli vediamo che abbiamo deciso di dedicare una parte dell'analisi specifica ai social network, perché più del 65% dei ragazzi ci ha detto di aver passato molto più tempo del solito su queste piattaforme, quindi stiamo parlando di Facebook e Instagram. Vediamo in tabella che principalmente i ragazzi usano lo strumento per rimanere in contatto con gli amici, e non tanto per condividere sui social ciò che fanno durante il giorno, anche dal punto di vista del reperire informazioni, i social non sono stati considerati un buon mezzo, con comunque delle differenze, diciamo, tra maggiorenni e minorenni innanzitutto, come vediamo nel prossimo cartello, infatti. Vediamo che quasi il 70% dei minorenni dichiara di usare molto più i social, contro il 65% dei maggiorenni, ma il dato più interessante è che i minorenni tendono a condividere molto di più contenuti privati, quindi stiamo parlando del 27% contro il 19% dei maggiorenni. I minorenni danno più valore ai social network, vista la loro capacità di essere un buon canale di informazione, e addirittura nell'8% dei casi sostengono di poter ritrovare informazioni che i canali tradizionali ci nascondono, quindi addirittura i social network sarebbero un canale di informazione migliore di quelli tradizionali. E vediamo ancora che i maggiorenni tendono a dare più valore sostitutivo alle relazioni virtuali rispetto ai minorenni, quindi usano di più lo strumento per stare in contatto con gli amici. Abbiamo poi cercato di capire se non solo l'età, ma anche la sfera emotiva avesse una qualche forma di relazione con le modalità e col tempo di utilizzo dei social network. E vediamo che i risultati ci dicono che alcune emozioni sembrano avere un certo tipo di rapporto col tempo di utilizzo, e cioè noia, felicità e incertezza. Vediamo infatti che gli indici, nel prossimo cartello, vediamo che gli indici più vicini a uno sono appunto quello della noia, quello della felicità e quello dell'incertezza, per questo diciamo che hanno una relazione maggiore. E invece nel prossimo cartello vediamo che le emozioni che sembrano avere una relazione con la condivisione di contenuti privati sono agitazione e solitudine. Diciamo comunque che sembra esserci una relazione più stretta fra le emozioni e il tempo di utilizzo dei social network piuttosto che non con la condivisione di contenuti privati. Qui è importante comunque specificare che non stiamo dicendo che un certo stato d'animo influenza il modo di stare sui social o viceversa. Si vuole semplicemente evidenziare che parrebbe esserci una relazione di qualche tipo, che chiaramente va indagata qualitativamente, caso per caso e in maniera più profonda. In conclusione vediamo qualche considerazione sulle aspettative che i ragazzi hanno per il futuro immediato e non. Allora, nel prossimo cartello vediamo quale impatto, come valutano l'impatto dell'isolamento su alcuni aspetti della loro vita. Vediamo che sulla propria salute e sulle proprie relazioni amicali e familiari la tendenza è quella di valutare l'impatto positivo. Quindi evidentemente hanno fatto... è chiaro che hanno fatto tutta una serie di riflessioni sull'importanza delle piccole cose, sull'importanza delle amicizie, delle relazioni familiari. Vediamo invece che quando si parla nel prossimo cartello di carriera lavorativa, di scuola e di abilità, l'atteggiamento è molto diverso, nel senso che parlando di lavoro e di scuola, i ragazzi tendono ad essere incerti, cioè
non sanno cosa rispondere, non riescono a immaginare che tipo di impatto possa avere un'esperienza del genere sulla loro carriera o sui loro risultati scolastici. Nel caso delle proprie abilità, vediamo che la distribuzione percentuale più alta riguarda una valutazione dell'impatto sulle proprie abilità negativa, quindi appunto ci sembra importante sottolineare che quando si parla di abilità personali l'atteggiamento è pessimistico e sfiduciato. E con questo possiamo concludere. Grazie Mary. Come abbiamo visto, è difficile parlare di giovani senza parlare di scuola. Una scuola che ha dovuto reinventarsi completamente in questi mesi, ha dovuto rivedere la propria didattica e le proprie relazioni con i propri studenti. Lascio quindi la parola alla professoressa Chiara Godio, dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Amal di Sraffa, istituto a cui accedono peraltro numerosi ragazzi del territorio di Rivalta. Sì, grazie. Ho con grande interesse seguito il vostro studio e devo dire che la nostra scuola è molto in linea con i risultati che i ragazzi vi hanno prospettato. Quello che posso dire è cercare di ricostruire un po' questo periodo anche in base alle modalità con cui ci siamo mossi, e credo che la nostra scuola non si sia mossa in maniera diversa dalle altre scuole. Il primo problema che ci siamo posti, il primo obiettivo che abbiamo avuto è quello di non interrompere il dialogo educativo con i ragazzi. Io ricordo il famoso martedì grasso, ho avuto una specie di mini collegio con i miei docenti, improvvisato con il primo strumento che abbiamo trovato per fare un po' di conference online, e ci siamo detti: manteniamo almeno il dialogo didattico con i ragazzi. Nessuno immaginava che saremmo andati fino alla fine dell'anno, ma siamo partiti con quell'obiettivo. E poi poco per volta abbiamo affinato tecniche, strumenti e modalità. I docenti hanno dovuto fin dagli inizi di marzo riprogettare la loro didattica, riprogettare con grande incertezza i loro stili e metodi di valutazione. Hanno dovuto ridefinire i loro percorsi con i ragazzi. Se da un lato i docenti lo hanno fatto con grande serietà e impegno, questa incertezza ha consentito ad alcuni ragazzi di pensare che tanto l'anno sarebbe stato salvo. Che cosa vuol dire? Quando noi parliamo di risultati scolastici, dobbiamo un pochino chiarire cosa intendiamo. Se noi parliamo dei loro apprendimenti, otteniamo forse alcune valutazioni. Se invece parliamo dei loro esiti in termini così amministrativi di promozione, sicuramente hanno avuto tutti qualcosa di più. Ma i docenti fin dall'inizio si sono invece posti il problema di quale miglioramento in termini di apprendimento i ragazzi avrebbero avuto in questa situazione. Non solo la didattica è andata avanti online, ma anche quei servizi a corredo della didattica. Abbiamo subito riconvertito lo sportello della psicologa di scuola, che ha lavorato con i ragazzi che già seguiva online. Abbiamo riconvertito tutti i contatti con le famiglie online. Abbiamo in particolare riconvertito il nostro progetto Scuola per Tutti con l'Università di Torino, che fa l'attività di recupero e supporto per i ragazzi. È diventata in pratica un'attività online che tutte le settimane loro facevano extra, quindi con tutta la loro classe, soprattutto per il biennio. Perché? Perché i ragazzi più fragili sono quelli del biennio. Noi dobbiamo dire che, l'abbiamo visto insomma nella nostra scuola, i ragazzi del triennio, in particolare del liceo, non dico che abbiano tratto giovamento da questa situazione, ma non ci hanno rimesso troppo. Ma perché? Perché erano i ragazzi più consapevoli e io dico anche più protagonisti del loro apprendimento. Invece la fascia dei 14-15 anni è quella che ha più faticato. Noi pensiamo anche perché sono quei ragazzi che con il loro gruppo classe avevano costruito relazioni meno, come dire, mature, meno sicure, già diciamo in presenza, e la didattica a distanza non li ha aiutati a rafforzarle.
mentre i ragazzi più grandi, che già avevano un rapporto più sicuro tra di loro, hanno collaborato molto tra di loro e con i docenti, perché questa esperienza così particolare fosse un accrescimento. Quindi bisogna davvero ancora differenziare tra i più piccoli e i più grandi. Di nuovo, grandi differenze le abbiamo viste tra i ragazzi che hanno avuto o una loro consapevolezza, un impegno personale o un grande supporto dalla famiglia. Abbiamo anche avuto casi, secondo me, interessantissimi di ragazzi con difficoltà di apprendimento o con difficoltà di relazioni e di inserimento sociale che da questo periodo di didattica hanno tratto vantaggio. Hanno detto: questa è la scuola che fa per me, perché non avevano il confronto con i compagni. E devo dire che qualcuno di loro ha anche imparato alcune cose che forse venendo a scuola non sarebbe riuscito ad imparare con la stessa, diciamo così, sicurezza. E questo forse ci deve far riflettere su cosa potrà essere la scuola un po' più avanti. Quindi da questa condizione di emergenza mi piacerebbe che la scuola riuscisse a trarre qualche indicazione per, come dicevano i ragazzi nel vostro studio, migliorare, e sicuramente molti strumenti ci consentiranno di farlo. Le famiglie sono state sicuramente significative per i ragazzi, e ci siamo accorti che dove c'erano delle famiglie che, non dico seguivano i ragazzi, ma almeno li tenevano legati alla sedia per partecipare, la partecipazione c'è stata. E quindi questo rapporto, diciamo così, questa complicità scuola-famiglia è stata ancora più importante in questo periodo rispetto al solito. Devo dire che alcuni genitori hanno addirittura seguito le attività, e alcuni docenti erano quasi imbarazzati da queste presenze, no? Bisogna dire che anche questo è stato un elemento significativo. Le famiglie hanno riconosciuto il nostro impegno, pur dicendo che ovviamente non è la stessa cosa, però hanno detto: vabbè, ci avete provato. Una volta un ragazzo ci ha persino detto: grazie dell'impegno, come dire, non siete in grado di avere dei risultati meravigliosi, ma almeno ci provate. E credo che anche le famiglie questo ce lo stiano un po' riconoscendo. Parlando di esiti, di nuovo, esiti e risultati sono due cose diverse. I ragazzi sono quasi tutti promossi, per l'amor del cielo, però con dei costi secondo me importanti. È sensibilmente diminuito il numero di studenti in una messa in classe successiva. L'anno scorso erano più di 200, quest'anno sono 34. E questo capite ben diverso, È diventato anche minore il numero di ragazzi che hanno delle insufficienze. Quelli che un tempo avevano il giudizio sospeso, quest'anno si portano, diciamo così, delle carenze che dovranno poi integrare con i piani di apprendimento individualizzati, ma comunque numericamente sono meno degli anni scorsi. Perché? E perché, come vi dicevo, è cambiata la modalità e non solo gli obiettivi di valutazione. Quest'anno non abbiamo valutato i risultati di apprendimento in termini di contenuti e disciplina. L'abbiamo fatto in termini di competenze trasversali, di impegno, di serietà. E queste cose, che vanno benissimo per l'amor del cielo, anche perché la norma ce lo imponeva, ce le trascineremo poi a settembre, perché a settembre noi ripartiamo da queste carenze. La scuola si sta attrezzando per superare queste carenze, che però per molti di loro potranno rappresentare delle difficoltà durante l'anno prossimo. E quindi noi davvero ci stiamo attrezzando perché questa situazione non li penalizzi poi, diciamo così, negli esiti di fine anno dell'anno prossimo. Però ci tenevo a sottolineare questa modifica nel focus della valutazione. E gli studenti tutti gli anni cambiano. Da settembre a giugno non sono più gli stessi. E quest'anno forse lo sono cambiati in maniera particolare. Io ho incontrato tutti i ragazzi che stanno affrontando l'esame di Stato, li ho incontrati online ancora il mese di maggio e li ho trovati sicuramente più maturi, più consapevoli, più protagonisti del loro apprendimento, forse con qualche contenuto disciplinare in meno, ma voglio dire che si potrà recuperare in qualunque modo con una loro lettura senza problemi, ma un po' più poveri nel campo, nel settore delle relazioni, e loro stessi lo riconoscono. L'altro giorno ho incontrato un
ragazzo in cortile che mi ha detto: ah, meno male che almeno l'esame in presenza, io non ne potevo più di non stare con gli amici. E quindi questa dimensione loro la vogliono assolutamente recuperare, e credo che sia quella che più sia venuta meno in questo periodo. Sembra una cosa banale da dire, però loro lo sentono sicuramente. Non nascondo che per alcuni studenti è stato un po' un alibi per non impegnarsi, e questo l'abbiamo notato assolutamente. Quei ragazzi che facevano fatica a seguire il ritmo della scuola in presenza, con la didattica a distanza si sono un po' persi, e non è stato un problema di device o connessione. Per l'amor del cielo, i device li abbiamo distribuiti, abbiamo avuto, mi sembra, 25 famiglie cui abbiamo volentieri, insomma, fornito i device, e quindi hanno potuto continuare a lavorare. Altri non ce l'hanno chiesto perché nemmeno si sono resi conto di averne bisogno. Io ho scoperto ancora in questi giorni di studenti che hanno passato tutto il periodo della didattica a distanza facendo quello che hanno fatto con il telefonino, inconsapevoli che con uno strumento più adeguato avrebbero potuto fare molto meglio. L'altra partita grossissima sono le connessioni. Le connessioni alla rete, soprattutto sul nostro territorio, su alcuni territori, non tanto Rivalta, ma altri comuni dei nostri ragazzi, sono una grossa criticità. Pensate che anche la nostra scuola non ha la connessione in fibra. A noi arriva la fibra fino alla cabina, ma non da noi. Quindi questo è sicuramente è stata una grossa partita, e qualcuno si collegava un po' come poteva. Alcuni effetti collaterali. Alcuni effetti collaterali, solo dal punto di vista proprio della scuola, sono che quest'anno non è finito. E l'anno prossimo noi ripartiamo con questo bagaglio positivo di esperienze che abbiamo fatto, e questo bagaglio, questo fardello di competenze da recuperare, attività da completare, però i ragazzi saranno sempre, io direi, gli stessi, seppure con i cambiamenti che ogni anno loro faranno. Queste mi sembrano le cose così un po' più significative da volervi dire, e ringrazio ovviamente tutti per questa possibilità. Non so se la nostra scuola è un campione significativo, ma dai confronti che ho avuto con gli altri miei colleghi direi che più o meno tutti si sono mossi in questo modo. Grazie professoressa Godio. Come abbiamo visto dal questionario, alcune domande erano rivolte ai lavoratori. Il mondo del lavoro per i giovani non è entrato in crisi per il Covid, non è un problema nuovo, diciamo, non è un problema che è arrivato col Covid. Forse il Covid ha reso la situazione un po' più preoccupante, ha preoccupato qualcuno un po' di più. Per affrontare il tema dei giovani e del lavoro, lascio la parola a Paola Merlino, esperta in orientamento del lavoro. Grazie, intanto grazie anche per l'invito e grazie per il vostro lavoro di ricerca. I giovani sono molto preoccupati per il lavoro, hanno lavori atipici, interinali, partite IVA, tempi determinati, sono presenti maggiormente in settori professionali che hanno subito una grossa crisi. Faccio l'esempio, sono nel turismo, sono nei servizi, sono in molti, molto più presenti in settori che fanno fatica. E quindi loro hanno una grande preoccupazione per dire, chissà se nel momento in cui ci sarà... verranno sbloccate il tema in questo momento, ecco, le aziende non possono licenziare, le aziende non possono dichiarare fallimento. Nel momento in cui questo stop non dovesse esserci più, ecco, la loro preoccupazione è capire se il loro rapporto di lavoro proseguirà o meno, se la loro piccola impresa riuscirà ad andare avanti o meno. E quindi ci sono forti preoccupazioni da questo punto di vista. Il mese di ottobre, a detta di tutte le aziende, è il mese
che ci darà delle letture ed è il mese che temono tutti. Allora il ragionamento è: se questo è il mese dove avremo la lettura reale del mercato del lavoro, noi abbiamo dei mesi in cui poter preparare anche dal punto di vista delle politiche pubbliche l'arrivo di questo periodo e di far diventare il tema dei giovani e del lavoro un tema centrale per affrontare la situazione. Sicuramente cambiano le competenze attraverso questa crisi, le nuove tecnologie, le soft skills, i contenuti, cominciano ad esserci diverse ricerche fatte con gli HR e emergono proprio dei cambiamenti totali di ricerca di competenze anche nelle selezioni del personale. E abbiamo quindi bisogno di provare a ragionare in questi termini proprio per creare degli scenari possibili. Allora qui io mi dicevo abbiamo alcune piste di lavoro e qui mi rivolgo agli adulti. La prima pista è quella di non studiare più i giovani, ma di ascoltarli. Ecco, io penso che il vostro lavoro di ricerca non sia un lavoro di studio dei giovani, ma un lavoro di ascolto dei giovani. E quindi questo credo sia un aspetto interessante. L'altro aspetto è non dare etichette ai giovani, perché le etichette, danno un minus sempre al giovane ed è un esercizio del potere, dell'adulto nel confronto dei giovani. Ma abbiamo invece bisogno di creare spazi per i ragazzi, per poter fare esperienze. Abbiamo bisogno come adulti di lasciare degli spazi perché i ragazzi possano lavorare. Abbiamo bisogno di costruire delle condizioni perché il talento e la creatività dei giovani che esiste e c'è. E io vedo che quando lavoro con i ragazzi, quando gli si lascia degli spazi, stanno costruendo idee, progetti di un estremo interesse che possono essere interessanti per tutto il mondo del lavoro. Noi adulti abbiamo bisogno di abbandonare il ruolo di censori, di giudici, ma di divenire alleati. Io credo che il post-Covid ci chieda questo cambiamento di rotta, ci chieda di lasciare ai giovani lo spazio per uscire dalla crisi, esattamente come nelle crisi storicamente è stato fatto, sono i giovani che creeranno queste condizioni, soprattutto riguardanti il lavoro. Il problema è che se l'adulto non lascia spazi, se l'adulto non costruisce queste condizioni, diventa difficile. Ultimi punti è: abbiamo bisogno di mettere i giovani in una condizione di assaporare il bello, di poter pensare in grande e quindi anche spazi belli, spazi possibili, perché lì nasce il desiderio di pensare il futuro, di immaginare il futuro, di creare queste loro aspettative. Quando tu crei il futuro, l'immaginazione, di quello che potrebbe essere, allora l'impegno anche creativo aumenta e lì abbiamo bisogno, questo ce lo dicono in molte aziende, di trovare soluzioni creative. Anche la scuola, ci diceva la professoressa, ha bisogno di trovare soluzioni creative, anche la politica ha bisogno di trovare soluzioni creative e sono i giovani che possono lavorare in quella direzione con il supporto degli adulti. Il tema è il tema del coraggio, è un tema su cui stiamo lavorando molto ed è il coraggio degli adulti di avere fiducia nei giovani ed è il coraggio dei giovani di dire e di fare. Ecco, questo io credo sia il tema che ci impone il Covid. La questione è anche quella di imparare a gestire l'incertezza, a navigare. E questo non lo si fa da soli, ma lo si fa insieme, per cui mi sembra che anche il tema del vostro studio, che ingloba più aree e vede la scuola, il lavoro, la famiglia, il tempo libero,
prende insieme più aree, è l'unico modo per affrontare questo periodo. Quindi lascerei proprio un po' questo messaggio che mi piacerebbe, come dire, amplificare con voi e attraverso la vostra ricerca, che è il tempo proprio che i ragazzi possano prendersi degli spazi e possano dire delle cose. Grazie. Grazie a Paola Merlino. Ho accennato in apertura che noi come centri giovani abbiamo dovuto rimodulare il nostro intervento in qualche modo. Per parlare dei centri giovani lascio la parola a Stella Di Benedetto, coordinatrice di supporto e operatrice dei centri giovani di Rivalta. Buonasera a tutti. Io vi ringrazio per questi interventi, perché vanno nella direzione che in realtà... come dire, avevo in testa e come equipe avevamo in testa, cioè quando l'assessore parla di comunità educante, io vi ascolto e penso che questa sia una comunità educante e che quindi stiamo praticando questa possibilità. E dopo tanti anni di lavoro di educatrice e operatrice dei centri, io sento un po' quella spinta che di cui si parlava adesso, di ripensarsi e finalmente di poter ripensare anche il nostro lavoro rispetto ai ragazzi. Abbiamo colto l'occasione come equip, dopo un momento di spaesamento, anche noi, di dire: ok, abbiamo il tempo per pensare, non abbiamo mai il tempo per pensare, dobbiamo correre, dobbiamo fare, quindi fermiamoci un attimo e mettiamoci pensiero. Noi fortunatamente abbiamo a che fare con un'amministrazione veramente illuminata, e io di questo sono sempre molto grata, Nicoletta lo sa, perché è un'amministrazione che ascolta. E quindi ci siamo messi proprio un po' in ascolto di quello che sentivamo, ma anche di quello che potevamo incontrare sul territorio. Abbiamo dovuto rimodulare, abbiamo voluto rimodulare i servizi, all'inizio c'è stata un po' di resistenza, dicendo però il rapporto dell'educatore, dell'operatore è quello di in qualche modo essere a contatto, se manca il contatto non ha più senso. E abbiamo portato pensieri nuovi, io per questo ho una gratitudine immensa anche all'equipe, a questa equipe che si è messa in gioco, anche in questo momento, in questa esperienza che per noi non è per niente semplice, ringrazio veramente tutti. E quindi abbiamo pensato a quei ragazzi che magari avevano, come dire, il rischio, erano a rischio di essere lasciati nell'ombra. Si parlava di luce e ombre nell'ombra, e quindi abbiamo cominciato a lavorare online. Le ragazze mi dicevano, alcuni dei ragazzini che frequentavano per esempio il dopo scuola non si connettevano per fare i compiti perché erano assolutamente in grado, ma semplicemente per farli e per sentire che c'erano gli altri, cioè per sentirsi e non con le orecchie, ma per, come dire, circoscrivere quel momento e dire: ok, siamo ancora insieme, io non sono da solo. E quindi faceva i compiti in realtà in autonomia, senza bisogno di aiuto, ma insieme agli altri. Io credo che questa sia una, come dire, un'esperienza che possiamo raccontarci qui, perché abbiamo investigato e abbiamo, come dire, appunto praticato delle possibilità, dei tentativi proprio per ripensarci e poter ripensare in futuro a quello che potrebbe essere il nostro lavoro, molto più creativo, forse molto più di pensiero, lasciando un po' andare la produttività, ma sostenendo e accompagnando i ragazzi nell'esplorazione delle loro, come dire, nelle loro tendenze, nei loro talenti, ecco, nei loro talenti, e quindi un po' riprendere quello che gli educatori una volta facevano. Diciamo che come ultima cosa abbiamo pensato anche ai genitori, perché quando si lavora con i ragazzi si lavora molto meglio se si pensa anche ai genitori.
Abbiamo pensato ad un sportello d'ascolto, perché di retorica io credo, e ne abbiamo sentita tanta, in cui eravamo tutti circondati da molto affetto, da questa cucina meravigliosa. In realtà stare a contatto con i figli e in questa difficoltà, forse pensando ai genitori, si sostengono anche i ragazzi, anzi le vol forse, perché questa è una nostra credenza, come dire, provata. E quindi abbiamo messo questo telefono d'ascolto, questa linea d'ascolto per i genitori, anche solo per ascoltare, senza etichettarci, senza per forza dover dire buoni genitori, cattivi genitori, semplicemente per comunicare come si sentono e forse sostenerli anche in questo ruolo che in questo momento è diventato veramente complicato. Io chiudo con un ringraziamento veramente particolare, perché a tutti voi e all'amministrazione, perché veramente dopo tanti anni, io sono 25 anni che faccio questo lavoro e sono molto fortunata perché mi sono ritrovata a lavorare con un'equipe giovane che mi mette alla prova. Ci possiamo, come dire, ripensare, e abbiamo la possibilità, perché a nostra volta abbiamo un'amministrazione, la politica, quindi, che ascolta e si parte da lì. Quindi grazie infinite e a presto. Grazie Stella. Passiamo ora ad un'ultima interpretazione che è un po' trasversale rispetto a tutto ciò che ci siamo detti, quindi faccio riferimento alla condizione più emotiva e psicologica dei ragazzi. Lascio quindi la parola al dottor Eugenio Marotta, neuropsichiatra infantile dell'ASL Torino 3. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito prima di tutto. Credo che questa occasione costituisca un punto iniziale di collaborazione, perché la vostra iniziativa lodevole non avrebbe senso se non si pensasse ad una tappa successiva, perché l'analisi che avete compiuto è decisamente lodevole su un certo momento della vita dei giovani della vostra città, deve per forza di cose essere seguita da un'analisi successiva. Allora, intendo dire questo: io ho letto molto attentamente il vostro report e a un certo punto ho visto una data che era quella di aprile, giusto? Se ricordo bene. Come se ci fosse uno step nel mese di aprile. Però la quarantena è durata oltre il mese di aprile. Vi dico questo perché noi, come ASL, come servizio di neuropsichiatria infantile, non abbiamo mai smesso di lavorare, ma non abbiamo lavorato online, abbiamo lavorato così in studio, vedendo dapprima i casi più gravi, più acuti, e poi ampliando via via il numero di accessi al servizio, ovviamente con delle cautele, ma aumentando notevolmente il numero di pazienti visti in ambulatorio. E questo è servito a fare, quindi a maturare alcune considerazioni. Inizialmente ero colpito dalla capacità dei minori, quindi noi ci occupiamo di ragazzi fino ai 18 anni, soltanto in alcuni casi oltre i 18, fino ai 20 anni, quando continuano a frequentare le scuole superiori. Inizialmente, dicevo, sono stato colpito dalla capacità dei giovani di affrontare questa emergenza, e in più occasioni ne ho lodato la resilienza. Però col passare delle settimane, questo mio giudizio, chiedo scusa se parlo di giudizio o se volete parliamo di impressione, quindi o sensazioni, queste sensazioni sono via via mutate, perché l'iniziale resilienza, secondo me, ha lasciato spazio progressivamente ad atteggiamenti diversi, non più inquadrabili nella capacità di trarre una morale o un insegnamento da queste cose, ma in una sorta di sfilacciamento che ha coinvolto non solo i giovani, non solo i minori, ma anche gli adulti, con delle caratteristiche diverse a seconda della fascia d'età. Intendo dire, se inizialmente eravamo tutti proiettati verso una resistenza ad oltranza verso il virus e le conseguenze negative sia sul piano sociale, economico,
scolastico e, per, e quant'altro si, si voglia pensare, pian piano ho visto che la capacità dei minori è cambiata e sono venute a galla dei problemi, degli aspetti problematici diversi a seconda della fascia d'età. Quindi adesso che l'accesso è decisamente maggiore, quindi facciamo un numero di interventi pari a quelli che facevamo nel periodo pre-Covid, vedo in, in tutti i miei pazienti delle caratteristiche peculiari, che adesso passerò a illustrarvi. È chiaro che il mio punto di vista è assolutamente parziale, questo non va dimenticato, perché l'utenza che afferisce al servizio di neuropsichiatria non può che essere particolare, quindi non costituisce uno spaccato significativo di tutta la, la, l'adolescenza, la preadolescenza o l'infanzia. Però, tenendo conto dei miei numeri, un certo peso ce l'ha, perché io ho in carico, credo, almeno 1000 pazienti, no, del vostro territorio. Quindi, benché parziale, il mio punto di vista può dare un contributo alla vostra riflessione. E che cosa è accaduto? Ho visto che c'è una netta differenza fra l'atteggiamento dei, dei, dei bambini più piccoli rispetto a quelli più grandicelli, cioè gli adolescenti. Intendo dire, l'ho visto anche stamattina, nei bambini più piccoli emergono atteggiamenti quali irrequietezza, instabilità emotiva, per cui i bambini che prima, che io conosco quindi da tempo, e che prima vedevo capaci di stare seduti di fronte, a, anche se a distanza di 2 metri da me, ma anche con la compagnia dei genitori, perché abbiamo fatto anche questo, bambini capaci di interloquire col sottoscritto, sempre più spesso, ma anche bambini con delle buone potenzialità, buone capacità, incapaci di stare nel dialogo, nella conversazione e di guardare altrove, quindi uno sguardo a volte spento, a volte errante, e tutto questo è stato anche confortato dalla testimonianza dei genitori che parlano di bambini incapaci di star seduti a tavola, di, che ne so, durante il pranzo, oppure di stare in silenzio durante una conversazione, di ascoltare, di aspettare i turni. Bambini dediti ad un uso esagerato degli strumenti tecnologici di ultima generazione, capacissimi ovviamente, ma quasi attratti, se non inebetiti, da questo tipo di occupazione. Questo tipo di irrequietezza è diverso da quello presentato dagli adolescenti che si sono via via mostrati fragili, mostrando una serie di somatizzazioni configuranti quasi sempre uno stato d'ansia più o meno grave, legato alle, a molti degli aspetti che voi in vario modo avete analizzato, cioè la, la difficoltà del presente, la paura del futuro, inizialmente la paura della, della, per la propria salute, e tutta una serie di cose che sono state, secondo me, acuite dalla forzata la convivenza con i propri genitori oppure con adulti, con altri adulti della famiglia. In uno dei precedenti interventi ho sentito che una delle differenze ipotizzate è quella della, dell'ampiezza dell'abitazione. Questo l'ho notato anch'io, perché ho notato che c'è stata una maggiore capacità di resistenza ai danni della, della quarantena nei soggetti che hanno potuto usufruire di un, che ne so, di un giardino, no? Di un ampio giardino. E questo perché? Perché la convivenza forzata fra i minori, è vero particolari per quello che mi riguarda, e i propri genitori, in qualche modo ha avuto delle pause. Io credo che l'iniziale così mantra andrà tutto bene, quindi torneremo migliori, purtroppo abbia fatto i conti con la realtà. Io credo che gli italiani non siano migliori di prima, è un giudizio strettamente personale, credo che gli italiani siano peggiori di prima, un po' tutti siamo peggiori, perché un conto sono le intenzioni, altra cosa invece è la capacità di tollerare l'altro, che sia un familiare, sia un compagno di classe, un professore, di rispettare la diversità dell'altro. E io questa cosa non l'ho vista, purtroppo, l'ho vista inizialmente, ma basta soltanto farsi un giro nelle varie io abito in centro a Torino,
in una delle vie, che ne so, della Movida, oppure anche in un parco, in qualsiasi altro modo, per vedere che come tutti si comportino come se il pericolo fosse passato. E questa la dice lunga. È vero che dopo una guerra, dopo un bombardamento, dopo un trauma collettivo, tutti cercano di distrarsi, di tirare un sospiro di sollievo. Ma questo è un conto. Altra cosa è la dabbenaggine mostrata da molte persone che vivono come se il virus fosse sparito completamente. In questo, secondo me, come dice, alimentati da alcuni sprovveduti, se non malintenzionati, personaggi pubblici che minimizzano l'effetto del virus e i possibili rischi di una di un ritorno, no? Di una seconda ondata. Allora, cosa mi dispiace che il tempo a disposizione sia veramente breve, perché avrei tantissime cose da dire, ma sostanzialmente voglio dirvi questo: tutti hanno cercato di dare il proprio meglio, la scuola con la didattica a distanza, i comuni, gli assessori con le loro varie iniziative, ed è lodevole tutto questo, però io credo che i danni della quarantena si vedranno a distanza, perché come la professoressa Gorio ha detto, quindi c'è un calo del rendimento scolastico, della preparazione, ma io vedo che c'è anche un calo, se si può dire, se si può usare un termine quantitativo per una cosa che non si può quantificare, mi riferisco alla capacità di empatizzare, di socializzare. Io credo che ci sia veramente una riduzione in questo. Il servizio sociale oppure l'assessorato avranno grandi responsabilità, un grande compito da svolgere, perché i ragazzi socializzano molto meno, sono molto meno solidali, sono meno tolleranti, e credo che emergeranno sempre più atteggiamenti di discriminazione, se non di razzismo bello e buono. Mi dispiace darvi una versione così negativa, improntata ad un pessimismo leopardiano quasi, però io credo che le conseguenze si vedranno fra qualche mese, non adesso. Vorrei dire tante altre cose, però mi sembra proprio di sfilacciare. Spero che ci saranno altre occasioni per confrontarsi apertamente anche di persone, ma la mia sensazione è che la gente abbia fatto emergere, ognuno di noi ha una parte negativa, e questo virus, secondo me, oltre a mietere migliaia di vittime, ha fatto sì che emergesse l'aspetto peggiore di tutti noi. Grazie al dottor Marotta, accolgo volentieri l'invito a proseguire la discussione anche dal vivo, volentieri. Prima di lasciare ancora la parola all'assessore Nicoletta Cerrato per le conclusioni, ci tenevo a ringraziarvi anch'io per aver partecipato. Credo che se l'intento era quello di avere degli elementi in più per poter tornare a lavorare con un po' più di consapevolezza, con punti di vista differenti nella strutturazione di attività e servizi per il prossimo futuro, abbiamo ricevuto davvero degli elementi molto interessanti. Quindi grazie a tutti e lascio le conclusioni all'assessore. Grazie a tutti, anch'io non posso che ringraziare tutti quanti, da chi ha costruito il lavoro ai nostri ospiti. Sicuramente io ho, avallato, sostenuto questo lavoro, proprio perché pensavo, come ho detto all'inizio, che potesse essere un primo tassello sul quale andare avanti. Io credo che, al di là di tutto quello che ci siamo detti, al di là del grande lavoro, che comunque sicuramente è un piccolo campione ribaltese, ma già i vostri interventi hanno aiutato ad allargare, ad andare verso appunto una zona grigia che per noi è sempre difficile raggiungere. Quindi questo io lo ritengo soprattutto un grande risultato, perché abbiamo voluto impostare un metodo di lavoro. Impostarlo, ma anche riprenderlo, perché Stella prima diceva, no, della lunga storia che hanno le politiche giovanili. Ecco, le politiche giovanili hanno una lunga storia e sono state costruite attraverso l'ascolto reciproco, attraverso la
l'approfondimento delle situazioni attraverso la coralità degli interventi, no? Quindi io voglio rassicurare il dottor Marotta su questo, che non soltanto questo rappresenta un punto di partenza per noi, ma questi momenti di confronto anche di persona sono fondamentali e dovranno accompagnarci in un percorso. Io sento moltissimo la responsabilità della politica in questo momento, la sento moltissimo sia rispetto alla necessità di fare delle scelte, come ho detto anche nell'intervento iniziale, come dire, un po' diverse, un po' di cambiamento vero. E sono anche d'accordo purtroppo rispetto al fatto che non siamo migliorati, che lo slogan dell'andrà tutto bene è già ampiamente superato, che c'è stato effettivamente un momento di solidarietà, un momento di coralità, dove si facevano i concerti dai balconi, dove tutte le persone sembravano amiche solidali, ma purtroppo sono d'accordo con il dottor Marotta, non è così il quadro che ci sta già presentando la nostra società, gli stessi social network, ed è un quadro che non potrà che peggiorare, anche perché i problemi che avevamo prima, appunto i problemi economici, i problemi di discriminazione, le disuguaglianze, sono ancora lì e soprattutto, come diceva anche Paola Merlino, rispetto al futuro dei giovani. Quindi io credo che dobbiamo continuare così, si deve continuare così, i nostri interlocutori sono la scuola, sono gli esperti, sono quelli che si occupano di giovani e dobbiamo veramente cercare di riprendere un metodo di lavoro diverso e condiviso. E quindi vi lascio con l'augurio veramente di rivederci presto e di riascoltarvi, perché sicuramente avete tutti ancora tante cose da dire. Grazie veramente a tutti.